Un anziano andava ogni giorno nella foresta per bere linfa dagli alberi. Per arrivarci doveva attraversare tante trappole pericolose. Gli abitanti del villaggio credevano che avesse nascosto un amuleto di giada nella foresta. L'anziano tuttavia voleva che lo credessero, perché così sarebbero andati nella foresta a cercare il tesoro e non a bere la sua linfa. Una fresca notte d'autunno qualcuno appiccò un incendio nella foresta e il fuoco si propagò fino al villaggio. L'anziano si riparò dal fuoco ricoprendosi il corpo di linfa. Quando tornò al villaggio trovò le ossa di tutti gli abitanti, si sedette e pianse, poi trovò altra linfa da bere. Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Ok ragazzi, a quanto pare questo racconto era stato scritto da Ethan per il nonno. E come potete notare, prima eravamo nel prato dove era pieno di ossa, mentre adesso siamo già in un altro posto. Qui abbiamo delle bottiglie vuote e qui c'è anche un falò con un pezzo di giornale, sembrerebbe, ragazzi. Incendio in una casa provoca un morto. Contea di Bayfield. Un incendio ha danneggiato una dimora storica a Red Creek Valley mercoledì mattina, secondo i funzionari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Bayfield. Una famiglia di 6 persone stava dormendo quando è scoppiato l'incendio nella remota abitazione. Un tempio proprietà di Albert Van Griff al numero 46 di Old Ogden Road a Red Creek Valley. Dale Carter, 58 anni, è stata dichiarata morta sul posto. Il resto della famiglia è riuscito a scappare. Il marito di Carter, Edwin, 62 anni, ha riferito agli inquirenti che potrebbe essersi addormentato con una sigaretta accesa in mano. I vigili del fuoco sono giunti sul luogo alle ore 01:22. Vi sono rimasti fino alle ore 5 di... E poi non si legge più niente, ragazzi, perché il pezzo di giornale è bruciato. Quindi probabilmente, se sto capendo bene, ragazzi, la madre di Ethan è morta, o magari sono i nonni, non lo so. Probabilmente sono i nonni, perché comunque c'era una certa età, ragazzi, eh. Quindi probabilmente Gail Carter sarà la nonna e il marito di Carter sarà il nonno. Ah! È andata avanti, ragazzi, ho premuto spazio ed è andata avanti. Dopo l'accesa udienza pubblica, nessuna risposta per gli eredi di Vandergriff. Quindi la volta scorsa, ragazzi, mi sono persa queste due cose che probabilmente comunque sono indizi importanti, cioè indizi importanti magari no, però indizi che avrei dovuto vedere già la volta scorsa effettivamente. Ok, eccoci qua di ritorno sui binari. L'altra cosa che mi sono dimenticata, ragazzi, cioè a cui perlomeno non ho fatto caso mentre giocavo, cosa assurda perché poi me ne sono resa conto durante l'editing, ragazzi, è la manovella del treno, che la volta scorsa non avevo nemmeno notato subito il sangue sul vagone. La manovella infatti è lì. Vi giuro che durante la fase di editing, quando mi sono accorta che ce l'avevo sotto al naso e che non l'ho vista, cioè, avrei voluto mangiarmi le mani, ragazzi. Eccola qua, infatti. Qua c'è del sangue, come possiamo vedere. Ecco fatto. Vediamo finalmente cosa succede, ragazzi, quando inseriamo la manovella al suo posto. Ecco qua. Gira la manovella. Quindi a cliccare continuo. Ok ragazzi, l'abbiamo attivato, abbiamo attivato il vagone. Cioè posso andare avanti ma credo sia inutile. Proviamo ad andare indietro. Eccola, quindi l'automotrice era qua. Eccola qua. Ok, sì, quindi dobbiamo metterla qua, credo di aver capito. Ok raga, credo di aver fatto giusto, perché c'è stato quel suono quando sono uscita dall'automotrice che di regola dovrebbe indicare il fatto che ho fatto giusto. Qua c'è la nostra roccia. Sì, praticamente il nostro compito è quello di ricostruire la scena del crimine, tra virgolette. Ok. Ok ragazzi, sono venuta a toccare il cadavere e probabilmente adesso potremo capire qualcosa di quello che è successo. Perché sti cosi bianchi si sono sparsi dovunque?
Ah, sono un gioco. Oh, merda. Ok. Ragazzi, cioè, vi rendete conto che non ho fatto niente di tutto questo? Guardate, è in mano la manovella il tipo. Mi sta guardando il cadavere, è qui. Oh. Che gli avete fatto? Praticamente stiamo vedendo quello che è successo. Il tizio era sui binari, ragazzi, questo poveretto. Era sui binari, e qua? Ok. C'era questo qua è il vecchio col figlio, sarà lui? Il figlio, non lo so. Vediamo un attimo se riusciamo a vedere tutta la storia. Perché c'era il bambino legato? Ma che veramente? Cronologia, è arrivato il momento, ragazzi. Allora, uno. Ah, ok, praticamente devo. Allora sarà questo uno. Uno, proviamo con questo o con due, non saprei. Uno, due. Tre. Quattro, cinque, proviamo così. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. That's what he is. He is forever. Ok, dovrebbe essere giusto, ragazzi, che ha preso il sasso. Honey, I wish there was another way. Quindi uno e due Travis, sono tell me where giusti. Ethan is. Now. I'm giving the sleeper what he wants. What all of us want. Ok. Look, old man, you need to go home. Madonna. Ok. Ethan si è liberato a quanto pare. E il tipo è caduto qua. E il vecchio Gesù Santo. Oh, l'ha investito! Oddio, col treno. Il tizio si è Run, trascinato fin goddammit! qui. Go! Get out of here! Madonna, il vecchio poi l'ha finito con la manovella. Travis, close your eyes. Madonna, ragazzi. Ma è terribile sta cosa, oh. Ok, abbiamo ricostruito quanto è successo. Ma lo spirito andò va? Non lo so. Oh mio Dio, è calato a picco di qua, ma non posso scendere io di qua. Ah, di qua sì però. Andiamo a vedere dove ci porta. Ragazzi, io non pensavo che questo pezzo durasse così tanto, se no, insomma, avrei fatto come sempre. Ethan, I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Oh, Then Gesù. fight it! I have to destroy the room! Corvus, I'm sorry. No, Dio, Ethan, no. Oh, no. I can't let you do that. Oddio. Il dormiente, ma di che Whatever cavolo had turned parlavano? Ethan's family against him, the grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience. Because the old are tired. Their hate is less useful. Ok, ragazzi, abbiamo risolto tutta la grossa questione, sembrerebbe. E siamo riusciti a capire cos'è successo. Effettivamente il nonno ha ucciso il padre di Ethan, ma entrambi sembravano affetti da una cosa chiamata dormiente, che non capisco cosa diavolo voglia dire e cosa diavolo sia, effettivamente. Ma è una cosa che li affliggeva e li spingeva a fare cose terribili, perché vi dicevo, ragazzi, il padre di Ethan lo aveva legato alle rotaie per investirlo con il vagone, insomma. Quindi, cioè, sono afflitti da qualcosa di terribile. Oh, Gesù, adesso si è acceso, ragazzi. Vi ricordate che la volta scorsa diventava rosso? Ma che cavolo? What the fuck?
What the fuck? Lo devo inseguire? Ma chi sei tu? Sei tu il dormiente? Non credo. Cioè, ragazzi, è incredibile sta cosa. Come sta cambiando tutto da un momento all'altro. Cioè, un'ambientazione che sembrava comunque abbastanza antica, direi. Adesso c'è un tizio con una tuta d'astronauta. È pazzesco. Io mi chiedo scusa se questo episodio è stato così un pochettino strano. Però, ragazzi, avevo l'obbligo di ricostruire tutto, anche perché non avrei potuto andare avanti, a quanto pare, perché la volta scorsa quel faro non mi si illuminava, era diventava rosso, perché appunto non avevo risolto questo enigma, tra virgolette. Non avevo ricostruito tutto quello che era successo. Ovviamente, se lasciavo indietro dettagli importanti, vorrei pure vedere. Quindi adesso vorrei capire sta astronauta che minchia c'entra e perché diavolo lo sto inseguendo. Eccolo qua. Ma dove vai? Cosa vuoi da me? Ma che cavolo? Ah! C'entrano gli alieni o una roba del genere? Ma veramente? Oh mio Dio, ragazzi! Oh mio Dio! Oh! Siamo nella navicella! Madonna, ma che mi state a dire? Sono al di vita, ragazzi, non so cosa diavolo stia succedendo e dove diavolo stiamo andando, non lo so. La musica è meravigliosa, è perfetta per questo momento, ho capito, ma siamo? È assurdo! Cioè, non mi sarei mai aspettato un risvolto del genere, è assurdo! Cosa devo fare adesso? Oh! Pizzica, stavo premendo a caso. Ci fa un foglio così vecchio? Particolare tutto questo, ragazzi. Anche questo sarà un racconto di Get out of my room, Travis. Stories, stories, always with the stories. Get out. No, aspetta. I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Travis, allora non era il padre, era il fratello. Oh! Ma che What the fuck? Dove siamo? Ah! Siamo ritornati qua. Cucù, ma che diavolo succede? Già le colline di Marte. Alterazione di Travis Gaylord. Che cosa strana, ragazzi, tutto. Veramente non... Sono senza parole perché non ho la minima idea di cosa pensare, effettivamente. Comunque, vi stavo dicendo, ragazzi, io vi chiedo scusa se magari questo episodio è cominciato in maniera diversa, però... E se tutta la prima parte non c'è la mia facecam, che vabbè, insomma, non è che importi così tanto, però non pensavo che tutto quel pezzo durasse così tanto, perché sennò avrei cominciato il video ovviamente come lo comincio sempre, ragazzi, per cui... Quella di oggi è stata un'eccezione. Continuo a non avere parole per quello che è successo poco fa, ragazzi, veramente. Allora, la volta scorsa eravamo appunto arrivati qui, e ero uscita, ragazzi, pensando che mi salvasse la partita. Invece ho potuto rifare tutta la parte iniziale che avete visto, proprio perché non mi aveva salvato la partita, ragazzi. Quindi avrei dovuto comunque ricominciarlo da capo. A sto punto ho detto, approfitto per rifare, insomma, tutto il pezzo di quelle cose che mi sono lasciate indietro. Quindi dopo ho fatto un aggiornamento del gioco, che praticamente hanno fatto una versione del gioco che si chiama The Vanishing of Ethan Carter Redux, che sarebbe un aggiornamento che renderebbe il gioco un pochettino più leggero e che consentirebbe salvataggi molto
più spesso, per cui questo sicuramente ci viene bene, ragazzi. Allora, la volta scorsa avevo esplorato ancora un pochettino pure qua nei dintorni, ma mi sa che non avevo trovato assolutamente niente. Ok, ovviamente quello che tutti voi mi avete consigliato, ragazzi, è di esplorare bene, anche perché mi avete detto che a quanto pare comunque le aree in cui si devono cercare indizi, oggetti, eccetera, non sono poi così grandi, quindi comunque di dare uno sguardo migliore sicuramente a diversi dettagli, eccetera. Però qua mi sembra non ci sia niente, ragazzi, a parte, anzi, questa casetta qua, che casetta, questa piccola torre, che probabilmente non avrà niente al suo interno. No, raga, non si può interagire. Allora, dove vado? Continuo dritto o vado a destra? Non ne ho la minima idea, sinceramente. Una cosa di spicco assolutamente, che già, ragazzi, si può notare fin dall'inizio, è sicuramente la colonna sonora, che qua è qualcosa di fantastico, almeno fino ad adesso è stata meravigliosa. Vabbè, io intanto comunque ho deciso di avventurarmi su per questo ponte. If you name a thing, you can control it. There are things in this world that cannot be named. Tipo colui che non deve essere nominato, Lord Voldemort. Beh, a parte gli scherzi, non so, probabilmente avrei dovuto prima andare anche lì, comunque continuare lungo i binari per poi accorgermi magari che non c'era niente, che quindi comunque avrei dovuto venire di qua. Però direi che vabbè, ormai ci siamo, per cui... La musica si è interrotta, facciamo attenzione. Allora, direi prima di tutto di salire di qua, perché qua c'è una casa, qua sopra. Visto che ci siamo, direi che è il caso di ispezionare tutte le case che incontriamo, giusto? Giusto! Din don, ehi là, c'è qualcuno qui? Oddio che silenzio inquietante, ragazzi. Toc toc! Ehi! Micchia, è tutta abbandonata. Sto foglio che dice: invoco colui che è privo di ossa, colui che appartiene al vuoto, il distruttore di navi e colui che è temuto dai venti. Ascoltami. Grande ministro Focalor, desidero stringere con te un patto per confondere i miei nemici e proteggere i miei beni. Serviti delle porte della confusione per offuscare il loro giudizio. Sigilla il cammino con falsità e astuzia e lascia passare solo coloro che sono in grado di discernere la verità interiore. Aglon, Tetragram. Vaicheon stimulamaton espares tetragrammaton olia framirion te adoro e te invoco, amen. Wow, interessante, direi. Davvero volete che entri lì dentro? Davvero? Entriamoci lì dentro. Oh Madonna, cioè, ragazzi, sto gioco è qualcosa di così particolare che veramente non so definirlo. Non so in che modo definirlo. Ok, direi prima di entrare nelle altre porte di ispezionare bene quello che già abbiamo a disposizione. Fatto sta che qua ci sono 3000 porte in cui entrare. Madonna, ce n'è un'altra pure di qua. E oddio, queste posso... No, non posso ispezionarle, ragazzi. Sembrerebbe... Insomma, sembrava fossero in risalto. Invece, a quanto pare, qua non c'è niente. Per cui ci conviene incominciare da sotto, da dove ce l'ha la prima porta, questa luminescente, giusto? Direi che... Oh, merda. Ma quante ce ne sono? Allora, io sono entrata da qua, vero? Allora, direi che incominceremo da questa. Scambia. Ok. Oh! Oh merda. Ok, poi posso continuare comunque, sembrerebbe. Vi chiedo di nuovo scusa se certe volte, ragazzi, mi lascio indietro delle cose, ma è che sono distratta molto spesso. Siccome vado veloce, abbastanza veloce, non noto diverse cose. Fatto sta che in questa stanza sembrerebbe esserci niente, ragazzi, ok? Convenite con me. Andremo anche di qua. Porca merda. Oh, aspetta, adesso che è successo? Adesso che è successo? Cavolo, perché è diventata rossa la luce? Ah, minchia, mica. Ah, e ciao, raga, ma cioè, ci stiamo rendendo conto? Ah, ok, forse quindi se diventa rosso vuol dire che probabilmente sto andando nel posto sbagliato. Ok, qua è da dove siamo entrati. Ok, ho riletto il foglio e quindi adesso mi si è aperto, giusto? Ok, qua siamo a posto.
Allora, raga, io proverò prima ad esplorare pure qualche altra cosa, poi magari mi fate sapere voi in commento com'è che mi devo comportare con questa casa indemoniata, perché cioè, più di quello che ho fatto, sinceramente non so se riesco a fare. Forse posso arrivare a questa da questo sentiero. Ok, eccola qua. Spero che non abbia la stessa caratteristica di casa indemoniata, insomma. C'è un modo per entrare o sì? Ok, salve. Ah, è questa quello che succede nell'altra casa, che è l'altra casa che si costruisce, ragazzi, ma You need perché? to talk to your son. He was poking around in the old Vandegrift house again. Said he found some secret room. Oh, davvero? Yeah, really? Ah! Okay, I will go talk to him. Ok, quindi praticamente dobbiamo ricostruire in quell'altra casa questa casa. Non capisco il motivo, è What did you do? difficile. What did you wake up? Nothing. I found a room, I walked into it, that's it. Oh, wow. Quindi hai risvegliato tu qualcosa, Ethan? Sei stato tu? You can feel it, right? Something coming from the Vandegrift house. I can feel it. Ethan disturbed the sleeper. He must be punished. E che ne sapeva, povero bambino, Madonna. Ecco perché volevano fargli male, forse. Cioè, no, fargli male. They're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. A quanto pare sì, perché va distrutti tutti, in pratica. Quindi quella era la casa dei Vandergriff. Forse ho capito bene, non lo so. Qua nessuna voce che racconta niente di niente. È molto interessante, si sta facendo molto interessante la cosa, effettivamente. Ehi. It's not my fault. I didn't mean for any of this to happen. Poverino, ragazzi. Qua abbiamo qualcosa? No, non c'è niente con cui interagire, porca vacca. Per una volta che mi impegno per cercare qualcosa. Quindi a quanto pare è stata colpa di Ethan se questo benedetto dormiente si è risvegliato, sembrerebbe, eh? Perché è andato a curiosare nella casa questa, che sarebbe probabilmente quella, la casa dei Vandergriff, e ha trovato una stanza segreta in cui... You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. Bene. You're crazy. You've all gone crazy. Ok, quindi praticamente sto spirito, sarà uno spirito, non lo so, è stato risvegliato da Ethan che è andato a curiosare nella stanza e probabilmente è un'entità malvagia. Questo si capisce, insomma, mi stanno a dire, vuole Ethan, vuole divorarsi il nostro figlio, praticamente. Quindi è successo questo mezzo casino, praticamente. Quindi quella è la casa dei Vandergriff. Come faccio a ricostruire sta casa? Cioè, non c'ho mica tutta sta gran memoria io, eh. Non so se è quello che dobbiamo fare effettivamente, raga, non lo so. Niente, ragazzi, vabbè, allora, abbiamo scoperto diverse cose oggi e questa questione della casa da ricostruire devo un attimo vedere come risolverla. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e obdosh a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!